festa. Oh mamma che bello, mi fai girare la testa. Sono tanti gli amici, unisciti anche tu. La musica vicina, la fisa ancor di più. Cantando in compagnia, facciamo baraonda. Con Michael, Fausto e Alberto, si parte e siamo in onda. Si accendono le luci, la musica che va. Sarà una gran serata, con fisa volontà. Da cosa nasce cosa? Da mai Marco la fisa, sia bianca o colorata, di tutti alla portata. Mazzurca, polca e tango, mi piacciono tanto tanto. Dai, guarda al CTV, a fisa armonicando. Passati sono gli anni, la fisa sempre qua. Da cosa nasce cosa? Da vai Marco la fisa, sia bianca o colorata, di tutti alla portata. Mazzurca, polca e tango, mi piacciono tanto tanto. Dai, guardaci in TV, a fisa armonicando. Vieni. No, per Marco. Fai tasto è questo. È primavera, svegliatevi bambine, alle cascine. Mamma mia, quanti anni sta canzone, va? Avrà 100 anni. Ma sì, di più. Fatti vedere. Sì. Scusa, io voglio farti, innanzitutto, ma siamo dei maleducati, perché noi entriamo in diretta, non salutiamo il pubblico, parliamo di te, scusa, siamo in tutta Europa. Come se fossimo in uno studio televisivo bellissimo a fare fisarmonicando, non lo so, ma dove gli siamo? Amici di fisarmonicando, certo. Vai Delina. Un saluto a tutti, cari, ben ritrovati, un saluto a Marco. Ciao. Un saluto a tutto lo staff, a Marco Pezzoni, Giorgio Pezzoni, Michael, l'amica Tiziana, l'amico Alberto che è guarito finalmente. Abbiamo la 4 in studio, in regia, ad andare a salutare. Eccoli, ciao bella, bella gente, tutto ok? Non vedo Tiziana, eh? Tiziana sarà sul divano con dietro fisarmonica. Titti, fatti vedere, dai, vieni, fatti inquadrare, dove sei? Dopo si siede lì vicino alla regia. Eccola lì la Tiziana, ciao Titti. Ciao, fai ciao con la manina. Saluta di qua. Ciao. E questo è il bello di fisarmonica. Certo, no? Siamo fra amici. Una famiglia, soprattutto. Una famiglia, certo. Come stai, Lellina? Dopo bene, due settimane sei tornata? Sono un po' fiorita. Come sei fiorita? Beh, è primavera si fiorisce, no? Mamma. Non vedi anche qua, sono spettinata, un po' così, sei un po' molto... frufru? Sì. Un po' frufru, ma sono un po' così, non so.
Ma tu lo dico sempre, sei una donna affascinante. Grazie. Intelligente. Grazie. Canti bene. Grazie. Hai un sacco di soldi. Questi no. No, sbagliato. L'ho sparata grossa. Allora, non ho soldi, non ho fidanzato, anzi cerco ufficialmente un uomo, lo dico perché mi faccio pubblicità, no? Sì, sì, si può. Sentivo anche in diverse orchestre, presentatrici, donne che dicevano non ho un uomo, ne approfitto. Max, cinquantenne, zona Lombardia. No, Liguria preferirei, Liguria, al mare. In Liguria, sappiate che la nostra Lellina cerca un bello metto. No, scherziamo, comunque insomma i numeri di telefono sono questi, insomma questi. Impressione. Chiamate. Da cosa nasce cosa, non si sa mai. Che, da cosa nasce cosa, ricordiamolo Lella? È la nostra sigla innanzitutto, che è stata composta a più mani da Bai Marco, Antonella, Riccardo Ambrogini, certo. Insomma una collaborazione e che partecipa al microfono d'oro, indetto da Radio Z, la classe, la mitica manifestazione dell'amico Angelotto che salutiamo, parteciperà non con Antonella e Bai Marco ma con l'orchestra di Paolo Bertoli, quindi leggermente riadattata, sempre un foxettino, quindi votate, poi vi diremo come fare. Andiamo subito in musica, siamo dei certo, questa è la 23esima puntata, già, siamo già arrivati mia, alla 23esima, il tempo passa, dopo i 50, come diceva qualcuno qui in studio, guarda, io è un attimo arrivare non ai 60. Non è un problema mio. Io neanche, non ci sono ancora arrivate 50, figuriamoci se penso ai 60. Anzi, guarda, io miglioro sempre di più, guarda, certo, guarda come, che gioiellino. Come guarda. Il vino, guarda, anche noi. Sì, il Bonard della cantina. Certo, al corpo. Anch'io. Bene, va. Allora, Deborah Sbarra, questo è stato il vino, ha richiesto con Elettrico, beh, un classico, e Lady Barbara con Zingaro, quindi due bellissime donne e una terza. Non hai notato una cosa, guarda un po' la scaletta. Ci sono anch'io? Ma tu, no. Quante donne? Perché è una puntata dedicata... Solo donne? Ah, che bello! Non l'ho notato, guarda, tutte non l'ho ancora letta. Guarda, tutte donne! Sono arrivata di corsa, ero un po' trafelata, poi dovevo pettinarmi. Tutte donne! Oh, ma finalmente, un omaggio alle donne. Una puntata tutta femminile. Benissimo, questa è una bella idea. Quindi, Deborah Sbarra... Elettrico e Lady Barbara con Zingaro. Ci vediamo dopo. Oh, che roba! Un modello. Thank you.
Eccoci rientrati in diretta con Fisarmonicando. Abbiamo fatto riposare il nostro Marco, l'abbiamo mandato in regia perché deve aiutare, anche lui deve guadagnarsi il pane. Comunque i numeri di sovrappesione, stanno arrivando i primi messaggi. Eccolo qua, volevo sentire se è possibile Polca Mimosa del grande della Fisa Gino Finocchiaro, che purtroppo io non conosco, no, mi perdoni, questo sicuramente grande maestro, ma non abbiamo video di questo professionista, quindi Gino Finocchiaro, se vuoi inviarci i tuoi video, ben vengano, certo. Noi siamo qua, smetteremo. Ne leggo un'altra? Sì. Salve Vai Marco, vi ho scoperto tramite Antenna del Mediterraneo, vi ascolto tutte le domeniche e questa musica mi piace tantissimo. Potreste farmi ascoltare Chitarra Vagabonda? Sono Enza da Rometta in provincia di Messina. Cercheremo di raccontare Chitarra Vagabonda. Chitarra Vagabonda, Lusiani la cantava. Può darsi. È un pezzo che ho già sentito. Vorrei ascoltare Matteo Tarantino. Complimenti per la trasmissione, ma ci fa una tiratina d'orecchie. Perché? Perché chiama innanzitutto dalla Sicilia e dice che non riusciamo ad accontentare le richieste. Lei telefona sempre. Ma purtroppo sono tante, 90 minuti volano. Continua a seguirci, però vedremo di fare in modo di trasmettere anche le richieste. Ci state seguendo da tutta Italia, quindi siete veramente. E non solo, anche in tutta Europa. In tutta Europa, siete veramente in tanti, quindi chiediamo perdono, va bene. Perdono. Ci facciamo perdonare con questi bei video tutti dedicati al femminile, cosa dici? Tutte belle donne. Arriva un'altra bellissima donna, Katia. Katia. La nostra gente. Bacio a Katia, grande cantante, grande classe. Veramente. Poi simpaticissima. Sì. Poi arriva Antonella, che non so, l'ho già sentita ma non saprei. Già mi sta un po' qua. Sì, è vero, sì. Infatti sto proprio qua. Cosa canta? Bianco, rosso e verde. Katia è mia simpatica, ma Antonella comincia a stare un po' qua. Non so perché. Guarda, poi arriva un'altra bellissima donna. Chi è? Orietta Delli. Beh. Che era il mio idolo, tutto, anche lei bellissima, simpaticissima, una grande fisarmonicista con Firenze Sogna. Beh, anche cantante, bellissimo Valzerletto. Tre donne stupende. Bene. Antonella un po' meno. Beh, sto in mezzo io. Beh, oggi mi va così. Così. Non saranno i capelli. Cime i nostri monti, come l'acqua delle fonti, hanno la sincerità. Son temprati dalla vita, la famiglia dentro al cuore, una mamma in focolare che ti dà serenità. Gente così, c'è soltanto qui, sono gli amici che questa sera sono qui con noi. Gente così, c'è soltanto qui, sono gli amici che questa sera sono qui con noi. Perché girare il mondo, cercare la luna, per poi trovarsi soli e senza fortuna, se la tua terra è qui, con gli amici sinceri, son come una famiglia che vive d'amore, se danno l'amicizia la danno col cuore, in questo mondo che tanto amore non c'è. Son temprati dalla vita, famiglia dentro al cuore, una mamma focolare che ti dà serenità. Gente così,
passi soli e senza fortuna, se la tua terra è qui. Questo mondo che tanto amore non c'è.
melodia paesana.
Lelina, guarda che roba, le fisarmoniche, vai Marco, va bene, naturalmente. Questa azzurra l'adoro, fisarmonica. Bella. Poi guarda, con sopra CD di fisarmoniche sulla tastiera. Ne abbiamo appoggiato alcuni CD, ne abbiamo a centinaia da proporvi. Richiedeteli chiamando i numeri in sovraimpressione. L'azzurrina modello Bagnasco, eccola qua, e la modello in tango bianca e nera per i juventini. Ti piace con questi colori? Mi piace, sei proprio, sei azzurro, sei blu, sei primaverile, sei, guarda, in tinta sia con la nostra scenografia dell'amica Michela Rapuzzi, che salutiamo. Sia, ti sei innamorato di questa bellissima, artista, veramente, vero? Adoro questa scenografia, veramente, è veramente proprio bella. Ti assomiglia molto Michela, no? In dolcezza sicuramente. Avrei piacere di incontrarla, veramente. Beh, sarà guarda, ospite. Mi ha detto che ero troppo frufru, allora mi sono sciolta, perché insomma ti stavo lì e adesso sto qui, basta. Posso leggere un minuto? Leggi. Ciao Marco, finalmente sto guardando la trasmissione su Sky, complimenti, come sempre ci sentiamo e ci vediamo presto. Un abbraccio, Ignazio Sugamiele dalla provincia di Palermo. Ne apro un altro? Sì. Vediamo un po'. Intanto voi continuate, io mi sono sistemata. Buonasera un attimo a tutti, mi fate ascoltare la giallina Deborah Sbarra, è andata, certo. Siete magnifici, grazie. Siete voi magnifici. Grazie. Ciao, vai Marco, appena poi chiamano, questo è un messaggio mio. Qui si scoprono le cose. No, è un messaggio personale. Buonasera, sono una signora dalla provincia di Messina, seguo sempre la trasmissione, vi ho telefonato tante volte per ascoltare un motivo, ma non mi avete mai accontentato. Vabbè, solite cose, io vi chiedo insieme a Antonella, veramente perdono, non dipende pazienza. Da noi, anche perché abbiamo dei video che sono obbligati, no? Dobbiamo certo. Fare dei passaggi. Ne leggo un altro? Sì, dai, poi andiamo in musica. Ciao, sono Laura da Protonotaro. Voglio dedicare. Sicilia o Calabria? Potrebbe, penso di sì. Voglio dedicare un motivo di fisarmonica a mio marito. Va bene, ok, ti accontenteremo. Poi continuiamo con. Bene, questa bella puntata dedicata dimmelo, a donne. Dimmelo così. Questa bella puntata dedicata a donne bellissime, bravissime della musica da ballo. Sì. Una rossa spumeggiante, Rossella Ferrari, che io adoro, invidio veramente, è una donna stupenda. Di classe, veramente, canta benissimo, è bellissima. Dal Veneto, quindi. Il cielo della vita, bellissima, una bella canzone. E poi Marina Gigliano con il grande Athos, grande in tutti i sensi. Sì, due metri. Due metri, ma poi anche un grande fisarmonicista. La Venere di Milos. Sì, bellissimo motivo. E Barbara Strollo, Fragola e Limone. Che saluto. Un salutone, quindi. Prego, prego. L'originale, non dimentichiamo. L'originale. Perché hanno provato a clonarci. Siamo noi. Dici che mi ami per davvero. È da tempo che lo so, mi tocchi con le mani tue sincere, amarsi non è un gioco e tu lo sai, se guardo nei tuoi occhi c'è l'amore, ma dentro il cuore son ferita ormai, da un amore che sai, non dimentico mai, ora aiutami tu. Nel mio domani forse qualcosa cambierà, nel mio domani forse la vita m'amerà, se ci sarà un grande amore anche per me, se ci dar certezze, però sto bene quando son con te, mi fai impazzire con le tue carezze, ho tanta confusione dentro me,
se guardo nei tuoi occhi c'è l'amore, ma nella mente sento il vuoto ormai. Vorrei amarti ma so che nel cuore non ho la passione che vuoi tu. Nelle mie domani forse qualcosa cambierà, nelle mie domani forse la vita m'amerà, se ci sarà un grande amore anche per me, se ci per voi, bravissimo. Grazie, grazie amici, grazie. We'll be right back.
sembra un treno, corre e non si ferma più. Basta avere te vicino, che come un'onda va su e giù. Mi accendi tutti i sensi miei d'amore, con quella voglia che non passa mai. Sanno di zucchero, di fragole e limone, le labbra tue. E com'è bello questo cielo in una stanza. Entra nel centro della musica, la fisarmonica dei numero uno, a Stradella. Per scegliere il meglio, la fisarmonica dei numero uno, semplice by Marco. Telefono 0385 40 501, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 19 con orario continuato, festivi dalle 9 alle 12. Su web www.bymarco.it, è tutta un'altra musica. Oh, eccoci qua nuovamente in diretta, stavamo leggendo i messaggi insieme ad Antonella. E questa signorina, un signore che chiama dalla provincia di Palermo, dice con una bellissima voce calda. È vero, beh, è vero, in effetti la tua carriera è iniziata come disc jockey, no? Sì. DJ, quindi se uno non avesse una bella voce, Che fai? Fa le fisarmoniche? Fisarmoniche ormai è un hobby, no, certo. Ragazzi, scherzi a parte. Certo. Ricordatevi della By Marco, noi ne parliamo poco, anzi anche in questo appuntamento manderemo quella piccola rubrica dedicata questa volta alle voci della fisarmonica. Bellissima idea, devo dire. Sì, l'hanno richiesta, giusto? Dicendo, visto che sei un produttore, facci scoprire qualche piccolo segreto. Come fai poi? E quindi noi, grazie a Michael, che riprende durante la giornata, non sono molto elegante, quindi vi chiedo perdono, ma sto proprio materialmente lavorando. Ogni tanto anche tu lavori, non solo televisione. No, perché poi la gente pensa che facciamo televisione. Noi facciamo questo programma innanzitutto perché per noi è un piacere insieme a Giorgio, Michael, eccetera, eccetera. Ma noi poi lavoriamo
Ci tocca di lavorare. Ci tocca lavorare, ci tocca, purtroppo non ci abbiamo tocca. Una piotta, quindi dobbiamo per forza di cose lavorare. Però guarda che io parlo per me, perché il mio oroscopo ha previsto che questa primavera vincerò un sacco di soldi, quindi te non so auguro. Se poi vengo ancora a aiutarti qua. Diventerai la nostra editrice. Divento uno sponsor, magari. Antonella. Magari, ma non parliamo di sponsor. No, scherziamo, l'importante è la salute, ragazzi. Comunque. Non parliamo di sponsor. Andiamo, che c'è adesso? La pubblicità. Dunque, c'è la pubblicità, quindi proprio qualche minuto di pubblicità, perché ci vuole comunque. E poi due bellissime donne che fanno parte anche questa della puntata strabiliante di oggi, Mary Elisa. Mamma e figlia? Mamma e figlia, e avrei difficoltà a riconoscere chi è la mamma e chi è la figlia. Con un brano che ha spopolato, che continua a spopolare, che viene richiesto, un brano del maestro Daniele Cordani, lui. E qui saluto Laura Piva, ciao Laurona. È tutta un'altra musica con le fisarmoniche by Marco, esclusivamente a Stradella, in via Martiri Partigiani al numero 34, telefono 0385 40 501, web www.bymarco.com. Fisarmoniche by Marco, la fisarmonica dei numero 1. By Panda, l'amico del camionista. I prodotti By Panda sono disponibili in esclusiva solo presso le aree di servizio autostradali. By Panda, telefono 0385 27 75 52, sito internet www.bypanda.it. C'è un posto dove non hai bisogno di parole per farti capire, di paragoni per farti sentire bene, di sensazioni forti per poterti emozionare. Questo è l'agriturismo Il Rio e tu sei il suo ospite. I bambini hanno spazi verdi attrezzati per giocare, altalene, scivoli e una pista go-kart per una divertente corsa. La possibilità di una passeggiata a cavallo o a piedi, un attimo di stupore mentre assaggi la raffinata cucina del Rio, la tua cena o pranzo contornato di risate, musica e relax che creano un'atmosfera ed un'esperienza unica. Tutto questo e molto altro è l'agriturismo Il Rio. Bene, parliamo della ditta Bonpezzo di Castelfidardo. Elevata qualità e rispetto della tradizione fanno della ditta Bonpezzo un'azienda giovane ma con una grande esperienza. La ditta Bonpezzo opera a Castelfidardo in provincia di Ancona, l'altra patria della fisarmonica, e di questo storico strumento ad ancia ha saputo cogliere i suoi aspetti popolari portandolo ad un livello qualitativo molto elevato. La lunga esperienza, la cura minuziosa dei dettagli e la continua ricerca fanno degli organetti Bonpezzo prodotti all'avanguardia molto apprezzati in tutto il mondo dai professionisti e rigorosamente formativi per i principianti. Giampaolo Bonpezzo e il suo staff hanno creato una vasta gamma di organetti in legno e celluloide con un rapporto qualità-prezzo molto competitivi. La ditta Bonpezzo è sita a Castelfidardo in provincia di Ancona e per ammirare l'intera gamma dovete digitare sul web www.bonpezzo.com. Infoline 071 7823 272. Bonpezzo, ditta giovane, strumenti come una volta. Pezzoni Computer, nati nel 1999, si dedicano al servizio del cliente. L'obiettivo è la soddisfazione dei bisogni e la soluzione dei problemi attraverso proposte di intervento. Vendita di prodotti informatici, accessori, installazioni PC domestico, posto di lavoro, stampanti, scanner e molto altro. Assistenza in area Windows, Office, piccole reti locali, internet e telecomunicazioni. Riparazioni, interventi in negozio a domicilio. Vi ricordo che Pezzoni Computer è in corso 26 aprile al numero 63 a Stradella. Telefono 0385 24 21 29 oppure info@pezzonicomputer.it. Dal 1999 a Stradella c'è Pezzoni Computers. Viva la Fisa, viva la Fisa. Il mio amore è lui, la mia vita è solo lui, non mi importa se devo soffrire, ma sono vicino a lui,
le sue labbra sulle mie e puoi fare ancora l'amore. No, non mi importa se un giorno dovrà finire. Sento ancora il suo profumo che tormenta l'anima, non mi fa vivere. Quasi quasi gli telefono, dai faccio il numero e suona libero. Scusa amore un minuto, è per dirti ti amo, senza te pensiero va e mi porta ancora là, nei suoi occhi blu come il mare. Lo so, mi tradisce, ma poi sa farsi perdonare. Ma questa notte noi ci incontriamo e la passione ci fa volare. Vedrai che non finirà, questo è il vero amore. Sento ancora il suo profumo che tormenta l'anima, non mi fa vivere. Quasi quasi Senti, ma io non capisco. Ci stanno inquadrando quasi alcune... tutte donne. Tutte donne, è una cosa incredibile. Stavamo leggendo i messaggi, ma. È il mio fascino latrino. Io cosa vengo a fare? Cioè, vengo giusto così per. Scusa, come si chiama questa, cara? Ciao, siete bravi, Silvia. Ciao Silvia. Silvia. Vabbè, Silvia. In questo caso ha parlato in plurale. Ma siete, ma io ringrazio, ma no, ma va benissimo. Ma c'è anche qualche ometto, che dice ti fa un sacco di complimenti. Grazie, un saluto dal Trentino, no. Vi guardiamo sempre mamma Lucia ed Enrico, un abbraccio a Antonella e Marco, grazie, presto verremo mostra della a trovarti. Insomma, grazie perché veramente grazie. Chiamate da tutta Italia dopo 3 anni di autoproduzione, insomma stiamo un po' raccogliendo. Ecco, io farei anche un saluto agli amici del Veneto, del Friuli, che si sono uniti alla grande famiglia di Fisarmonicando, quindi ci vedono grazie al digitale terrestre, al canale 609, al canale 666 e Caffè 24, quindi
Quindi un saluto a due bellissime regioni del Nord Italia, Veneto e Friuli. E poi ricordiamo qualche appuntamento di quest'estate, certo. Visto che Fisarmonicando sta già mettendo giù, diciamo, date per la prossima estate, infatti sono già fissate. Allora, l'appuntamento di Tereglio, l'8 sabato 8 luglio, e il 3 agosto a Farnocchia di Stazzema in Toscana, e poi il 1 settembre a San Filippo del Mela, l'appuntamento in Sicilia, quindi ci saranno la grande tournée di Fisarmonicando con ospiti Riccardo Ambrogini, Massimo Andreotti, Enrico Traverso, probabilmente si avrà l'appuntamento libero Marco Porro, Giuseppe Santamaria, quindi il gruppo Atmosfera Blu, certo. Presenterà naturalmente by Marco. Benissimo. E molto probabilmente raddoppieremo la serata, perché andremo anche in provincia di Palermo, quindi siamo in Sicilia, che facciamo? In Sicilia minimo devi stare una settimana, cioè insomma io verrei, guarda, col cuore, ma insomma il 1 settembre vedremo un po'. Guarda, sei grandissimo ospite. Grazie. Vuoi venire, vedremo, magari quest'estate qualche volta, qualche tappa. Che succede ora? Io andrei in musica, perché il tempo, la primavera incalza, quindi. Allora, un'altra bellissima ragazza, Serena. Che saluto, richiestissima anche lei, sarà in un appuntamento della Toscana sicuramente. Certo, Cuore Appassionato ci presenta. E poi c'è questa rubrica di By Marco, la rubrica. Sì, anch'io dico rubrica. E la deformazione, io sono impiegata, quindi c'è mente la rubrica telefonica, queste cose qua. Anch'io dico rubrica. La rubrica di By Marco, quindi stasera si parlerà di precisatura. Beh, la precisatura è la preparazione delle voci, ma insomma scopritelo. Una cosa interessante. Quindi molto interessante. Per capire molto di più di questo strumento che è la fisarmonica. Ne faccio un altro poi, dopo la tua rubrica? No. Direi di no, direi di rientrare. Va bene, rientriamo, okay, va bene, a dopo. Thank you.
stasera si va giù in piazza nella Valera, la fisarmonica. Eccoci qua, ciao, ciao, ciao amici di Fisarmonicando, per la nostra piccola rubrica che è nata da pochissimo e ha ottenuto subito immediatamente un grosso successo, perché non è facile vedere come nasce una fisarmonica. E siamo qui nel showroom Vai Marco, vi ricordo, Stradella, in provincia di Pavia, in Lombardia, unica sede di Da Ex Lucchini, su 450 metri quadri di laboratorio, esposizione. Abbiamo anche qui la TV dove voi ammirate che sono in campo. Quest'oggi parliamo inizialmente della prima fase delle voci, come che poi la mia professione da 35 anni, che festeggio proprio in questo mese il 35esimo anniversario professionale. Andiamo in laboratorio e vi farò vedere la mia professione, cioè quella dell'accordatore. Parliamo di precisione. Andiamo. Beh, eccoci qua, ciao 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 amici di Fisarmonicando. Ecco, ora vi spiegherò la prima fase riguardante le voci della fisarmonica. Stiamo parlando della precisatura. Che cos'è la precisatura? La precisatura è praticamente l'accordatore che porta alla nota, quindi le note giuste, quindi clarinetto, basson e violino, le prepara appunto per l'accordatura generale. Naturalmente la precisatura siamo sempre al 70%, la precisatura ci dà la possibilità di far meno fatica poi durante l'accordatura. Vi ricordo che il sottoscritto Bai Marco accorda ancora tutto ad orecchio, ed ora ve lo dimostro. In questo momento stiamo dando il, noi lo chiamiamo tecnicamente il brillo, ma per voi sui registri della fisarmonica leggerete violino oppure musetta. Naturalmente abbiamo già preparato la nota corista, che è quella sulla mia sinistra, ed ora andiamo a dare il brillo in questo modo. Sentite. Come potete vedere si sentono le vibrazioni. Io sto limando nella parte posteriore della linguetta. Perché? Perché il mio orecchio in questo momento dice che questo brillo è leggermente crescente. Quindi per far sì che la nota cali bisogna, resta pure Michael sulla parte tecnica, grazie, bisogna limare la parte posteriore. Se io limo sulla punta dell'ancia, sentite che il brillo aumenta. Esempio, questo è un brillo stonato. Molte ditte, pensando che dando molto, molto più vibrazione fisarmonica suona di più, danno questo brillo, sentite, all'orecchio fastidioso. Non è assolutamente vero, perché più brillo si dà, meno la fisarmonica suona. Ora vi faccio captare più o meno quale sarebbe teoricamente il violino giusto. Sentite, questo è stonato. Andiamo a togliere. Naturalmente l'ancia bisogna trattarla senza fare solchi, quindi la mano è molto importante. Ecco, al mio orecchio questo è leggermente ancora alta. Ecco, questa è una vibrazione giusta. Tutto questo viene fatto ad orecchio, quindi senza l'uso di macchine come molti accordatori, perché altrimenti tutti diventerebbero accordatori, basta avere un computer o un apparecchio. Noi l'apparecchio lo usiamo solo ed esclusivamente per fare il giro armonico, quindi le 12 note, perché non abbiamo il corista nelle orecchie. Il corista ormai internazionale è diventato l'880. Pensate che in questo momento abbiamo fatto solamente una nota, in questo caso dobbiamo farne ben 226, perché trattasi di una fisarmonica quarta e quinta con il cassone.
dopo la precisatura, nella prossima parte, nella prossima rubrica di Fisarmonicando, vi farò vedere l'impellatura, poi l'inceratura e poi l'accordatura totale della fisarmonica. Ciao amici di Fisarmonicando e buona musica, continuate a seguirci. Ma cosa nasce cosa da Bai Marco? La frangia dov'è? Di qua? Sono sempre spettinatissimo. Sono la primavera, sono i capelli lunghi. Sai, comincio, sento un po' il vas-vas anch'io. Sì, nonostante non sia più scritto vas-vas, che non è l'infiammazione che si trova nelle analisi. Però sai, nonostante l'età, sento un po', sai, la primavera. E anch'io, io guarda, sono in mezzo ai fiori, guarda, qui c'è un fiore bellissimo, ci sono i fiori. Non so, sento, non so, poi vedo. Sai. Guarda, mi sono giusto sistemati i capelli perché mi hai detto che ero un po' troppo frufru, allora sai, siamo un po' seri perché sennò... Sei serissima. Certo. Caro Bai Marco, allora, altra tiratina d'orecchie, vabbè, è l'appuntamento. Farnocchia di Stezzema non è in Garfagnana, ma bensì nell'Alta Versilia. Mi raccomando, ricordalo, perché sai, in Toscana, certo, se giusto. Sbagli fra Pisani... No, ma è giusto, e anche qui allora, se ti dicono che Stradella è... Che ne so, nella bassa Lombarda, dici no. Comunque non Farnocchia non è in Garfagnana, quindi ci scusiamo, perdonatemi, ma nell'Alta Versilia. Tutto bellissima, la Versilia è stupenda. Toscana è tutta bella, come da tutta Italia. Mariano da Milazzo, complimenti a tutti voi, un saluto al maestro Giuseppe Santamaria, mio nipote che suona la fisarmonica Bai Marco, ciao, bacione. Un saluto da Francesco, ancora da Milazzo, siete unici. Ciao Bai Marco, siamo un'associazione da Modena, vi seguiamo sempre su Sky, avremmo una richiesta particolare e rivedere come ospite l'amico Davide Salvi. Certamente, perché Davide è un grande professionista, è in programmazione e sarà sicuramente dei nostri. Mentre tu, Lellina, che hai da dire di bello? Io ho da dire di bello questa cosa che abbiamo già detto nelle precedenti puntate, che continueremo a dire, che la sigla di Fisarmonicando, Da cosa nasce cosa, quindi questo pezzo scritto da Bai Marco, Antonella, Riccardo Ambrogini, parteciperà nella versione di Paolo Bertoli al microfono d'oro, però il titolo è Da cosa nasce cosa, quindi votate. Come si fa a votare? Allora, o si telefona a Radio Z allo 0363 54111 e dovete dire voto per il microfono d'oro la canzone di Paolo Bertoli Da cosa nasce cosa. Oppure inviando un sms al 366 6626 706, dicendo la stessa, scrivendo la stessa, sì, cosa. Oppure una email a info@radioz.it. Quindi votate, perché oltretutto la sigla di Fisarmonicando piace tantissimo. Sì. Altri mi hanno scritto amici di Roma, pensa che i loro figli cantano in continuazione. Sì, perché orecchiabile, motivetto orecchiabile. E quindi certo. Ringraziamo anche le edizioni Bagutti, perché edita le edizioni Bagutti. Pensa che l'originale è proprio nato così per Fisarmonicando, no? Cioè una cosina simpatica, bellissima. Tutti i personaggi che diciamo hanno partecipato alla, certo. A tutte queste puntate, quindi era una cosa un po' particolare. Beh, quindi per noi è un piacere, perché insomma siamo stati i primi, oltretutto l'abbiamo lanciata a 10+10 al Sandro Cenci. È vero. Allora ce l'ascoltiamo nella versione di Antonella e Marco. Certo, l'originale. Poi un'altra bellissima donna, Barbara Lucchi, con Florè. E poi aspettiamo un attimino. Aspettiamo un attimo, va dai. Bene. Arriva Antonella. E Bai Marco. Che da cosa nasce? Nasce cosa. Ne nasceranno di cose. È già nata, secondo me. È già nata. Sì. Accendono le luci, la musica che va,
sarà una gran serata con Fisa Volontà. Da cosa nasce cosa? Da mai Marco la Fisa sia bianca o colorata, di tutti alla portata. Mazzurca, polca e tango mi piacciono tanto tanto, dai guardaci in TV a Fisa armonicando. Passati sono gli anni, la Fisa sempre qua. Da cosa nasce cosa? Da mai Marco la Fisa sia bianca o colorata, di tutti alla portata. Mazzurca, polca e tango mi piacciono tanto tanto, dai guardaci in TV a Fisa armonicando. We'll be right back.
Beh, allora hai visto la rubrica? La rubrica? Della bellissima, è molto interessante. Sì. Molto interessante, sì. Poi parleremo dell'impellatura, dell'accordatura, insomma vi faremo vedere quello che fa tutti poi i passaggi per effettivamente realizzare. Baimarco, che festeggia i 35 anni. 35 anni di attività. Di attività, di professione. Bello. Bisogna scrivere un pezzo allora. Ci penseremo? Sì, sì, ci pensiamo. Ci pensi tu? Ci penso. Va bene, cara. Sono un pozzo di idee, ultimamente. Molte persone mi hanno chiesto per la scuola di fisarmonica. Mm. Qui a Stradella, nella sede Baimarco, abbiamo una scuola di fisarmonica. Ah, bene. Il maestro è d'eccezione, è Paolo Bagnasco. Quindi chi volesse imparare a suonare la fisarmonica, oppure chi volesse perfezionarsi, può chiamare i numeri che vede in sua professione, perché abbiamo Paolino Bagnasco. Con un maestro del genere, voglio dire. Abbiamo il top. E poi cosa dovevamo ricordare? Dovevamo ricordare, poi dove sei tu? Dove sei tu? Io sono a Stradella, nell'Oltrepò. Sì. Via Martiri Partigiani numero 34, la sede a Stradella in provincia di Pavia, la sede è la storica ditta Lucchini. Gli orari sono gli orari di negozio? Tutti i giorni dalle 9 alle 12.30, ma io diciamo non sto. Anche il sabato? Sabato compreso. Se qualcuno magari lavora, deve fare un viaggio, non so, dalla Toscana, dall'Emilia, da tutta Italia. Quindi. Perfetto. E abbiamo un'esposizione di 150 metri, più il laboratorio, più gli studi televisivi, insomma di facile tutto. Da raggiungere, no? Perché di fronte alla stazione c'è questa via. Semplicissimo, uscita dall'autostrada si segue la statale, stazione ferroviaria, si gira a destra. Poi insomma, si chiede dei Baimarco, tutti ormai grazie a Dio lo conosco. Venite a provare i miei strumenti, prodotti artigianali, costruiti interamente a mano, i migliori fisarmonicisti italiani usano Baimarco. Certo, la fisarmonica dei numeri uno. Garantito vita, poi che dire? Provare per credere, certo. È un po' coppiata. Ma fa niente, un insomma. Vecchio slogan. Me lo ricordo, dei miei tempi di ragazza che fui. Occhi di ragazza, questa la cantava Gianni Morandi. Me la ricordo, sì. Ti ricordi tu? Ne so tutte, anch'io ho passato DJ, Anch'io negli anni 80. Ero sì. DJ a Radio Voghera, certo, facciamo pubblicità. E io tornerei indietro, perché nel 78, pensa, lavoravo con un certo Jerry Scotti. Pensa a te. A Radio Palazzina, in provincia di Lodi, perché poi Jerry è di Mirandolo. Sì, Terme, è vero. Guarda, questo grande professionista, vabbè, insomma. Che merita comunque, merita perché, tutto il successo secondo che me, ha. È numero uno veramente. Molto amato e proprio bel personaggio, un persona. Ottimo professionista. Che abbiamo ora? Senti, abbiamo ancora una bella donna che arriva dal Veneto, Il Veneto e il Friuli che ci hanno raggiunto su Digitale Terrestre, esatto. Con i canali 609, 666 e Caffè 24. Giusy ci presenta Amanti per l'Eternità, bellissima una bella canzone. E poi un'altra bella donna, Anna Maria Lanza, Nel Sole. Grande professionista, prima o poi arriverai a Sanremo insieme a Giuseppe, perché siete veramente due grandi. Glielo auguro di cuore, veramente. Per chi si ama.
questa notte, alle ore più lunghe che non passano mai. Ma per te ogni minuto dura un'eternità. Quando il sole tornerà, e nel sole io verrò da te. Un'altra donna troverai me, e che non può più fare a meno di te. Quando il sole tornerà, e nel sole io verrò da te. Amore, amore, corri incontro a me, e la notte non verrà mai più. Ma perché i miei pensieri sono sempre gli stessi e non cambiano mai? Ma perché anche il silenzio sta parlandomi di te? Quando il sole tornerà, per noi i numeri uno. Ma guarda che roba, ma guarda che roba, ma guarda che roba, Lellina, ma che coppietta fenomeno, ma che coppietta fenomeno. Farai anche un ballettino. Bene, dopo questo. Vabbè, gran finale. Allora è andata? È andata. Ci vediamo presto, io saluto tutti. Quando? Gli amici quando vuoi, tra un mesetto, tre, quattro, guarda, due settimane. Guarda, 23esima, tra un mesetto già la 27esima, abbiamo una trentina, 34 puntate, siamo quasi alla fine. Di già? Sembra ieri che è iniziato, siamo già quasi tre quarti. Sì, purtroppo bene. Sì, vuol dire che siamo stati bene insieme. Certo, certo, come fai speriamo. Fai ciò che vuoi, sono tutte le tue le telecamere. Io saluto tutti, vi auguro ogni bene, ogni cosa, andate sempre a ballare, come dico sempre io, ascoltate musica. Chi adora le fisarmoniche, perché no? La bella musica. Poi? E vedete il programma di By Marco. Votate la canzone. Da e cosa nasce cosa? Le fisarmoniche By Marco. Certo. Se no come facciamo noi andare avanti? La fisarmonica dei numeri 1. Giorgio Pezzoni, Marco Pezzoni, Michael Cagiada, Titti, Alberto Piccolini, certo. Riccardo Ambrogini. Tutto lo staff di Fisarmonicano. Se sapessi il regista. Eccoli là. Non vedevo la luce accesa, ma qual è la telecamera? No, ci sono. Voi? Ci ciao sono. Ragazzi. Ciao. Rifa un po', ciao bella gente. Ciao. Ciao Lellina. Ciao. Grazie, alla prossima. Ci vediamo. Siamo bellissimi, non belli. Di più.
way down here. You need a reason to move. Feel a fool running your stateside games. Lose your load, leave your mind behind, baby Jane. Oh, Mexico, you sound so simple, I just got to go. The sun's so hot, I forgot to go home. Guess I'll have to go now.